Ho il team dentro il tunnel, che sono gli OP. Gli OP cosa faranno? Sicuramente se ne andranno per destra, per di qua. Sicuramente, le case sono prese, loro non sono scemi, quindi per forza andranno a destra. Quindi dovrei riuscire a sniccarmela camminando insieme a loro. Cosa vuol dire sniccarmela a camminare insieme a loro? Quando loro escono e iniziano a fare la loro mini rotation per passare dalla grotta alla fence, io dovrei poter fare la stessa roba, perché è difficile che loro si intrippino mentre ruotano a spararmi. Quindi se ruotiamo insieme, è difficile che loro si fermino per spararmi con la safe che gli arriva nel culo. Quindi io sfrutto il loro camminare per camminare a mia volta, visto che sicuramente io non mi metterò a sparargli, mica sono scemo. Vedete? Io qua sto aspettando sì la safe, ma sto aspettando anche che gli altri partano, perché finché loro non partono io non posso partire. Quindi nel caso piuttosto mi tengo la safe. Quindi aspetto, aspetto, aspetto. Non li vedo crossare. Non li vedo crossare. Non li vedo crossare. Ok, li vedo qua. Uno ha già crossato. Quindi sono già late. Sono già late perché qua c'è un Gibraltar che mi sta guardando. Il Chaos che mi sta guardando. La Valk appena raggiunto la fence. Quindi raggiunto la fence si inizia a guardare intorno. Quindi io. Un problema enorme che mi sta guardando, un problema che a breve mi arriverà e sicuramente vuoi che il Caustic a breve non si giri perché i compagni lo chiamano? Quindi automaticamente sto per finire la merda. Per fortuna il Gibraltar nel momento esatto in cui esco dal Ratspot si gira e non mi chiama, quindi si mettono a focussare gli altri team, anche la Valk non essendo stata chiamata dal Gibby per focussarmi non mi ha visto e sono riuscito a cavarmela. Sticky sticky. Qua, botta di culo infinita perché c'è uno spot. Botta di culo, io lo realizzo istantanea, cioè non istantanea subito. Io dico, questi qua non sono in uno spot, Lozi. Si grifa a manella. Innanzitutto, non sono in uno spot e non voglio che venga da me, innanzitutto. Secondo, si grifa manella, perché è bellissimo grifare la manella. Su, via! Fatti i cazzi fuori. Ovviamente ho preso il knock sulla Watson. Ho detto, non credo la saranno, però la voglio la kill. Quindi, ovviamente, salgo su. E prendo la kill. Poi ritorno su perché sapevo che c'era il crypto lì sotto. Ho detto, beh, se riesco a prendermi anche la kill sul crypto, insane! Qua, 14 flash, non era del cripto, era del team dopo, ho sparato al team dopo, ho preso il team dopo, quindi ho detto, ah, 14 flash, però ho detto, non ho colpito un cripto, quello lì non era l'hit marker su un cripto. Vedete, sempre la solita storia, ragazzi, l'audio ti dice tutto rispetto all'environment. Io ho sparato a qualcosa che non era un cripto. Adesso io sono tranquillo perché ho lo spot per i prossimi 44 secondi, sono ultra good. Tiro una nidella in casa giusto per fare un po' di casino, perché se tiro una nade in casa, metto pressure in casa. Se metto pressure in casa, la Maraia potrei hittare qualcuno che si deve curare, quindi li faccio perdere. Gli metto pressure perché sanno che se piccano dalla finestra potrebbe esserci qualcuno che li guarda o cose varie. Perfetto, siamo in top 6, 5-6 secondi di vita, sapete cosa voglio dire? Punti! In questo momento tutte le azioni che faccio è per guadagnare il maggior numero di tempo possibile, perché il mio orologio sta finendo. Io so già, ragazzi, che non la vinco la partita. Ho visto dove chiudo la safe. La safe non la vinco la partita. Non posso, perché ci sono quelli dietro la fence che entreranno per ultimi e parteranno. Poi vedremo. Non vi spoilerò ancora. Adesso vediamo. Comunque, guadagno tempo. Ragazzi, Apex è una partita a scacchi. Molto più complessa, ma è una partita a scacchi. Fare Valkul da lì, me l'hanno proposto, cioè non mi ricordo chi, ho letto la chat al fly o cazzate varie, non mi ricordo, però ci avevo pensato alla Valkul. 4 team, 10 persone, cosa vuol dire? Che ci sono 3 team full e un ratto, indovinate chi è il ratto? Questo vuol dire che se va il culto io ho 9 persone che non hanno nient'altro da fare se non sparare all'unico coglione che va il culto. Quindi automaticamente io non posso toccare la Valkul da questa posizione che ho in questo esatto momento. Dalla posizione che possiedo in questo esatto momento non posso Valkultare. Ehi, ecco, ecco.
vai il cult, me lo dicevate in chat, vai a cultare. Ma io non posso vai a cultare perché vado su e poi tutto il mondo sa dove sono, quindi rileviamo la posizione non a tre persone ma a nove, che sono tutte e nove le persone che sono rimaste, e automaticamente qualcuno verrà a prendersi la kill su di me. Perché la mia kill, vi ricordo, in questo momento vale 3 punti. Letteralmente, non sto scherzando, sono un fottuto lingotto d'oro che gira. Sono importantissimo per tutti i team. Quindi io non posso prendere e dire: Uè, fuochi d'artificio, sono in volo, venite a prendere. No, no, no. Io devo essere ancora più ratto di prima. Esattamente, Joji. L'unica cosa che ho notato è stata quella. Ed è. Questo momento c'ho una sul balcone più tre a destra. Quattro persone che mi guardano. Me ne frega qualcosa? No. Tanto io sono top 4. Due kill ce le ho. L'unica cosa che mi serve sono cure. Io voglio le cure. Frega cazzi se mi spari. Io le cure me le vado a prendere. Io sapevo che in una delle due casse c'era un armor swap. Perché sapevo che aveva sugato un tizio che nessuno era andato a lootare. Quindi, in una delle due casse, 100% c'era un armor swap. Apro la prima, palese che quella sbagliata. Ma quando mai vuoi aprire una cassa e beccare quella giusta? Palese che era quella sbagliata. Tipico. Quindi, apro la prima box, clicco per armor swappare, rosico. Apro la seconda box, clicco per armor swappare e dico: godo. Ovviamente, questo armor swap è andato, quindi dico: cazzo, tutto sto lavoro per nulla. Automaticamente ripartiamo alla situazione di prima. Io ho una stella. Una. So che da sopra potrebbero in questo momento esattamente scavalcare qua, piccarmi e one-shotarmi. Sono in open praticamente. Cioè, se da qua scavalcano mi vedono. Da dietro, dalla Doritos, hanno full angolo su di me. Full angolo. Io qua che non mi abbia sparato qualcuno è un miracolo. Miracolo di. Ogni tanto i miracoli ci stanno. Per fortuna. Però questo non era un hotspot, quindi subito, subito, bam! Girare istantaneamente l'angolo. Qui almeno mi metto sotto il balcone. Là spero che non arrivi nessuno a spararmi, ma non dovrebbe, perché appunto il balcone ha clearance su questo side. Quindi gli OP non credo giocheranno a questo side, ma giocheranno l'altro. Perché qui c'è un team dentro Doritos, un team dentro la casa che ci sono io, e il team alla fence. Quindi di base dovrei essere good. Qua avevo il medkit. E vado a lottare le cure. Mi vado a tirare una celletta, ma dico: ok, ho due battery e due celle. Ha senso che mi tiro due cellette e che ci metto 6 secondi per non essere nemmeno full? No, lo usiamo la battery e fanculo. Infatti, cancello la sildino e mi tiro la battery. Anche perché, cioè, non è che faccio roba, cioè, o mi tiro una battery, poi e muoio poi, o non è che avrò tempo per tirarmi due battery. Quindi non è che mi serviranno due battery. Vedete qua? Ok, sneaky sneaky, ma non troppo. Perché non troppo? Perché da qua mi slamiano, se no. Quindi subito avanzare, 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 avanzare. Qua ci ho pensato. Vado dentro. All'inizio ho detto: beh, guardiamo il cerchio. Il cerchio chiuderà prima su di me che dentro casa. Quindi se entro dentro casa, tecnicamente posso sopravvivere per 2-3 secondi in più alla safe, prima che mi tocchi. Però qual è il problema? Sound, se io apro la porta, se io tocco questa porta, sono automaticamente morto. Perché quelli da casa vanno e entrano dentro. E scendono piano di sotto, mi wipano e poi tornano su. Giù. Il problema cos'è? Io appena giro questa porta, ho una mega vetrata vuota. Quindi, se io entro là dentro, faccio il tiro a piattello. Perché dovrò iniziare a volare dentro casa con gli OP che mi sparano. E ho detto: c'ho cazzi? No, non c'ho cazzi. Quindi me ne sto qua, al posto che andare a fare il tiro a piattello dentro casa. Adesso me l'aspetto, aspetto l'ultimo secondo. E qua è stato il secondo errore della partita, ragazzi. Il primo errore è aver scambiato le scale per la, cioè la grata per le scale, e quindi non sono finito giù. Il secondo errore è questo. Qua dovevo entrare in fight, dovevo lanciarmi a fightare ormai. Okay, il problema è che crepo adesso. Faccio 7 punti. Crepo in top 3. Faccio schiantare questi qua. Ne faccio 9. Quindi ho detto: me la rischio per prendere la top 3 una kill. Ma con la possibilità di crepare in top 4 cioè, con due kill e perdere due punti. Oppure cerco di rattarmela alla massima potenza possibile immaginabile per portare a casa la top 3 almeno. E
e due punti in più. Sì, non faccio parte del vostro team. Tre. Ma ragazzi, non posso mai occultare in mezzo a sei persone che fightano in bolla. Oh! Cioè, adesso parliamo di tutti. Cioè, ha capito che la prima Valkulta è osculata. Ma non posso osculare una seconda Valkulta in mezzo a sei persone che si stanno saccagnando. Cioè, non potevo Valkultare, ragazzi. Avete visto cosa c'era? Quando è? Ditemi in quale momento potevo Valkultare. Qua non posso Valkultare. Qua non posso Valkultare. Qua posso Valkultare. Qua non posso Valkultare. Non posso. Non posso. Non posso. Non posso. Non posso. Qua posso Valkultare. No, qua non posso ancora Valkultare perché sono sulla scaletta. Qua posso Valkultare. Però gli OP mi vedono. Posso Valkultare, posso... Non posso Valkultare, gli OP mi vedono. Gli OP mi vedono, gli OP mi vedono, gli OP mi vedono. Qua non posso stare perché c'è Maraia. Cioè, se mi metto lì fermo come un pampero a Valkultare, secondo voi qualcuno non mi tira una shotgunata in faccia da 90 e screpo? E via con la situazione. Sì, non faccio parte del vostro team. Ma qua ve l'ho detto, l'unica cosa era, potevo magari entrare a fightare un pelettino, magari prendermi una kill, però era rischioso. Io ho detto, mi faccio i cazzi miei fino alla fine, mi vado a prendere la top 3, che è come fare due kill, ragazzi. Cioè, se io morivo in top 4 e mi prendevo due kill, era come fare top 3 senza kill. Quindi ho detto, tosto, me la sningio, mi porto a casa la top 3, che è come aver fatto due kill. Io ho pensato a questo ragionamento, esattamente.